Gli impianti sportivi cittadini e lo stadio Collana in vista delle Universiadi previste per il 2019 sono stati al centro della seduta odierna di Consiglio Comunale. La struttura del Vomero, ha rassicurato l'assessore allo sport Ciro Borriello a margine del Consiglio, sarà presto messa in sicurezza con fondi regionali. Sul futuro del Collana stiamo lavorando a una serie di problematiche. Con la Regione Campania in questi mesi abbiamo intrattenuto una serie di incontri formali che ci hanno portato finalmente a una determinazione che è molto chiara. La Regione metterà i fondi per mettere in sicurezza l'impianto. Questo per poter riaprire a brevissimo l'impianto, speriamo già per maggio, in modo da permettere ai numerosi sportivi napoletani di poter praticare l'impianto per i mesi della primavera e estate. È chiaro che adesso c'è una situazione nuova da affrontare, abbiamo chiesto più volte reiteratamente di poter inserire l'impianto all'interno del programma dell'Universiadi. Probabilmente riusciremo a fare questo, c'è un'intesa molto compiuta in questo momento, siamo comunque in attesa di una determinazione ulteriore rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato, c'è un lavoro che abbiamo avviato anche di ottima sinergia con la Regione Campania.